Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, se mi chiama che vi parla e oggi siamo ritornati a un nuovissimo video. Ragazzi, io intanto sono abbastanza incazzato perché adesso ho sentito il decreto che appunto ha detto il carissimo Giuseppe Conte e ha detto che dall'eccellenza in giù purtroppo fino al 24 novembre non si giocherà, quindi questa oggi sarà la prima e forse unica fino al 24 reaction del Lucida, che oggi affronta il Bitritto, che però è primo in classifica, ha vinto la partita a tavolino la scorsa giornata contro il Molla, che adesso ha un punto di penalizzazione. Vabbè ragazzi, adesso sono le, aspettate un po', sono le 13:54, quindi adesso parto con il mio amico Giovanni e ci vediamo allo stadio. Ciao ragazzi. Oh, attenzione. Ragazzi, sono entrati in campo. Ma sono in 5. Vedono tutti sparpagliati. Gol del Bitritto. Si sapeva. 2-0. Ragazzi, è finito il primo tempo, 2-0 per il Bitritto. Stiamo giocando veramente, sì, un po' di merda, ma abbastanza male, perché comunque il Bitritto pressa molto. Ne facciamo troppi lanci lunghi quasi di quando stavamo perdendo con il Sanicando in prima categoria. Però cioè, coloro poi con tre passaggi rimane in porta. Difesa un Il po'. secondo gol si poteva evitare, Bortone la doveva passare un po' più forte, invece Speriamo ha di recuperare nel sbagliato. secondo tempo. Io spero almeno che facessimo il gol su punizione che abbiamo avuto a fine primo tempo, però niente, adesso il secondo tempo sarà tutto in salita. Ci vediamo al secondo tempo ragazzi. Ragazzi, iniziato il secondo tempo, stavo andando a prendere le patatine, ha segnato il Lucera, Cucchiaio, chi ha segnato? Melino, perché? Vabbè, non si sa, vabbè. Cucchiaio, dunque 1-2, dai ragazzi, dai, dai, dai. Bellissimo gol del Bitritto, 3-1. Un altro bel gol del Bitritto, 4-1. Surclassati proprio. Finita ragazzi, 4-1 per il Bitritto. Beh, ci sta comunque, abbiamo giocato molto male. Ragazzi, siamo usciti dallo stadio, finita la partita 4-1 per il Bitritto. Abbiamo giocato abbastanza male, siamo molto delusi, infatti si vede dalle nostre facce. Niente, abbiamo giocato male, abbiamo sbagliato approccio alla partita. Il Bitritto, bellissima squadra, che secondo me merita proprio di vincere questo campionato. Troppo batosta, però comunque ci sta. Non si vede la mia faccia, però. Ecco, adesso sì. Batosta che purtroppo ci sta. Come ho già detto, il primo obiettivo di questo Lucera ovviamente è la salvezza. Adesso aspettiamo il prossimo decreto, che sarà il 24 novembre, perché adesso d'ora in poi non ci saranno più partite nel dilettantismo, fino al 24 novembre. Vabbè ragazzi, niente. Ci vediamo alla prossima, descrizione link del mio Instagram e niente. Ciao Ciao ragazzi. ragazzi, oltre alla sconfitta, sempre forza Lucero.